Ciao ragazzi, questi sono i Distance Sticks, il mio prodotto di corda preferito, indispensabile per ogni mia sessione. Cosa trovate nella confezione? I due picchetti, la cordina di misurazione e la barra in acciaio per piantarli a terra. Quali sono le caratteristiche principali? Le scanalature che evitano l'uscita del filo in fase di misurazione, la possibilità di mettere i due isotopi sulla punta in modo da vederli anche di notte e la punta perforante in acciaio. A cosa servono i Distance Sticks? I Distance Sticks servono a essere precisissimi quando andiamo a lanciare i nostri inneschi a pasturare, sempre sullo spot che abbiamo scelto. Quante volte vi è capitato di notte di non sapere dov'è precisamente lo spot, lanciare quasi a caso? Beh, con i Distance Sticks questo problema è totalmente risolto, perché andiamo con la semplicissima misurazione ad essere sempre sullo stesso posto di pesca. I Distance Sticks sono fondamentali anche quando siete in gara. A me una volta è capitato in canale di essere quasi deriso dal giurino perché ho perso una mezz'oretta a prendere le misure di lancio e inutile dirvi com'è finita la gara, primo assoluto e il giurino che guardava a terra durante la premiazione. Soddisfazione a mille. E quante volte anche può succedere che tornate a pescare in un lago dove avete già preso le misure con i Distance Sticks e vi sarete di sicuro salvati le misure sul telefono? E questo cosa significa? Significa non perdere tempo nell'azione di pesca, significa sapere già dove lanciare i nostri inneschi e avere un vantaggio incredibile ogni volta che si torna in un posto che conosciamo. Oppure per esempio quando pescate in canale e dovete stare a veramente un millimetro dalla sponda opposta, questi vi salvano la vita. Idem quando dovete pescare vicino magari a una legnaia sommersa, che non c'è più il rischio di lanciarci sopra, ma ci lancerete sempre prima avendo preso la misura veramente precisa al millimetro. Un aiuto incredibile. E adesso andiamo a farvi vedere come utilizzarli al meglio. Abbiamo trovato lo spot perfetto, abbiamo messo la clip sul mulinello e adesso con i Distance Sticks andiamo a misurare la distanza precisa. Abbiamo piantato saldamente a terra i nostri Distance Sticks alla distanza della cordina in dotazione. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo ad avvolgere il filo a forma di 8 fino a che non arriviamo alla clip, contando quanti giri facciamo in modo da sapere a che distanza si trova il nostro spot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lunghezze esatte. Questa è la distanza che ci separa dal nostro spot. Ora andiamo a clippare anche la canna da pesca alla stessa distanza. Eccoci pronti a lanciare, abbiamo messo la clip, la cosa fondamentale è aver preso un punto di riferimento sulla sponda opposta, che può essere un albero, un cespuglio, una casa, qualsiasi cosa. Lanciamo! Una cosa che ci chiedono in tantissimi, a che distanza clippare lo spomb? Una distanza in meno rispetto a quella di lancio. Adesso noi qui abbiamo clippato a 12 distanze, lo spomb lo clipperemo a 11. Mettiamo la canna sul cavalletto. Ricordatevi che se dimenticate la clip sul mulinello, la canna vola in acqua e vi tocca nuotare, mi raccomando.